Oggi qua al Vomero, nella nostra città, ci sarà per sempre il ricordo di un grande uomo di Napoli, un grande giurista, un grande politico come Francesco De Martino. Grazie. Il Comune di Napoli dedica un largo del quartiere Vomero a Francesco De Martino, giurista storico e statista scomparso nel 2002 all'età di 95 anni. La cerimonia di intitolazione si è tenuta questa mattina all'altezza del civico 262 di via Nello Falcone, alla presenza di familiari ed amici, con il sindaco Luigi De Magistris e la partecipazione del presidente emerito della Corte Costituzionale Francesco Paolo Casavola. Se conoscessimo i personaggi cui si intitolano strade e piazze e là della nostra città, daremmo loro un quotidiano allungamento della vita accompagnando le nostre. Sarebbe conferire loro una eternità civile. La decisione di intitolargli il luogo della città è stata presa dalla commissione toponomastica del comune presieduta dal sindaco De Magistris. Francesco De Martino è stata una figura di primo piano del panorama culturale e politico italiano. Fu vicepresidente del Consiglio dei Ministri, segretario del Partito Socialista e autore, tra l'altro, di testi giuridici sui quali si sono formate intere generazioni di magistrati e avvocati. Questa città sta mettendo un po' alla volta a posto la storia. Uno dei più grandi interpreti del pensiero socialista del Novecento, soprattutto un grande napoletano, un giurista, un cultore del diritto romano e in particolare della storia del diritto romano. Forse uno degli ultimi interpreti puri del pensiero socialista sino appunto agli inizi degli anni 80 del Novecento. E credo che sia importante che questa città sia stata la città della Resistenza, la città delle quattro giornate, città libertaria, città che crede nella sua identità e nella sua storia, gli abbia oggi dato un riconoscimento che merita. Qui, di fronte alla sua casa, dove è morto e dove c'è la sua storia anche familiare. Quindi una bella giornata per Napoli. L'iniziativa del Comune è stata salutata con favore anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dai Presidenti di Camera e Senato e da Giorgio Napolitano.